Ciao a tutti! Oggi prepariamo insieme una torta di compleanno fatta in casa. Iniziamo a preparare il pan di Spagna. Usiamo 6 uova. Separiamo albumi dal torlo. Mettiamo 200 g di zucchero. Lavoriamo le uova con lo zucchero, con le fruste elettriche. Ho lavorato il zucchero con le uova finché ho formato una cremina, tipo così. Adesso montiamo albumi di uova. Aggiungiamo albumi di uovo. Mettiamo 10 g di lievito per i dolci. Adesso mettiamo la farina. 215 g di farina 00. Usiamo uno stampo di 24 cm. Imburiamo stampo. Mettiamo un disco di carta da forno sotto, così. Versiamo il composto dentro. Mettiamo a cuocere la teglia nel forno a 160 gradi, forno ventilato. Pan di Spagna è pronto, l'ho lasciato cuocere nel forno per 30 minuti. Prepariamo la crema. Usiamo 5 torli di uova. Mettiamo 90 g di zucchero. Mescoliamo insieme le uova con il zucchero.
E adesso mettiamo 50 g di amido di mais. Aggiungiamo il latte, 500 ml di latte intero. Versiamo tutto nella pentola. Aggiungiamo la buccia di limone, due pezzi, così. E metà bacca di vaniglia. Lo mettiamo sul fuoco. Mescoliamo. Apriamo la bacca di vaniglia a metà. Aggiungiamo i semi di bacca di vaniglia. Tiriamo fuori buccia di limone. Crema è pronta e adesso lo lasciamo raffreddare. Prepariamo 500 g di fragole, li tagliamo a pezzi, poi li cuociamo nella pentola con lo zucchero. Li mettiamo dentro della pentola. Mettiamo 90 g di zucchero. E 50 ml di acqua. Premiamo metà limone. Mettiamo dentro il succo di limone. Mescoliamo. Mettiamo a cuocere le fragole. Le fragole sono pronte e adesso le lasciamo raffreddare. Mettiamo 150 g panna da montare. Mescoliamo un po' la crema con le fruste.
E adesso aggiungiamo la panna. Prepariamo la panna di Spagna. Iniziamo a preparare la torta. Usiamo la panna di fragole per pan di Spagna. Mettiamo la crema in un sac à poche. Usiamo la crema rimasta e le fragole. Mettiamo tutto dentro. Versiamo 250 g di panna da montare. Mettiamo 250 g di mascarpone. Aggiungiamo composto alla crema avanzata con le fragole di prima. Mescoliamo tutto insieme.
Pronta e pronta, lo mettiamo nel freezer per 3 ore. Mettiamo le fragole sopra. Tagliamo la torta. Assaggiamo la torta. Buona! Buonissima, squisita. Fatela perché è molto molto buona.